Allora, andiamo su, arrampichiamoci qua. Salve. Lanterne, spara lanterne di vetro per romperle e appiccare fuoco. Prima mi devo prendere questo. Ok. Mi armo di pistola, che forse è meglio. Ricarichiamo. Permesso. C'è nessuno? Uccisione furtiva. Uccidi furtivamente premendo triangolo vicino a un nemico. Oppalala! Strizza, 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 stridola. Vai, vai, vai. Ce n'è un altro là. Occhio. Buonasera. Uccido anche te. Vai, vai sempre col quadrato. E abbiamo fatto fuori anche un altro. Deprediamo. Altri materiali. Modifica disponibile. Migliora le armi. Mi devo arrampicare qua. Sì. Andiamo su, non c'è nessuno. Ovviamente non è vero. Mettiamoci l'arco. Boom! Colpo alla testa. Ce n'è anche un altro lì. Boom! Ancora headshot. Oh cazzo, 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 metti la pistola. Boom! Mandato giù. No, non accostate proprio qua, sa? Non accostateci. Cazzo, 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 poco riparato qua. Qua sono poco riparato. Porca vacca, sta succedendo il bordello. Ricarica. Ce n'è ancora uno là. Boom con l'headshot. Non ce ne sono più? Sì, ce ne sono per forza, ce ne devono essere. Non so dove, ma ce ne devono essere per forza. Qua ci sono due cadaveri da depredare perfettamente così. Qua ce n'era un altro, ma non so che fine ha fatto. Comunque, non ci possiamo fossilizzare in questo. Dobbiamo andare fuori qua. Deprediamo questo cadavere. Andiamo ancora. Salta verso le corde tese per utilizzarle. Salve. Buonasera. Scendiamo di gran classe. Sempre armati di pistola che ricarichiamo. Non si, mai, non si può mai sapere. Ci dobbiamo infilare in questo piccolo corridoio? Posso farcela. Devi farcela. Vai, mi sto rompendo io le ginocchia per te mentre fai questa cosa, pensa. Vai, sali ancora. Oh, cazzo, piano. Dai, 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 dai che ce la facciamo. Saliamo su un altro po'. Dovremmo poter uscire, penso, al più presto, perché è veramente un bel po' di tempo che siamo chiusi ormai qua dentro. Dai. Oppla. Siamo saliti in cima a un qualcosa. Abbassati. Ci sono nemici da qualche parte, credo. Sento degli spari. Lupi? Cani? Rot? Rotto che se la prende con i lupi, è stato anche morso, credo. Aia! Per fortuna sei vivo. Ma quale fortuna. Però anch'io sono felice di vederti. Mi spiace, te l'hanno congiunta proprio male. Niente di che. Ah no, niente di che, per l'amor del cielo. Ti hanno solo Hai avuto sbranato una pazienza. gamba intera, per l'amor del cielo, niente di che però. Io ve la zoomo, poi lui mi dice Cosa stai niente di facendo? che, I lupi hanno preso il mio zaino. Dentro c'è la trasmittente della scialuppa. Senza non potremmo mai lasciare questa maledetta Ho isola. capito, ma a te servono bende, morfina, È antisettici. tutto nello zaino. Ah, bene. No zaino, no parti, a quanto pare. Avanziamo. Cioè, avanziamo, andiamo da qualche parte, spero. È morta? Forse è Morto? morta la vostra testa dura. Dobbiamo andare a prendere i viveri, quello che aveva per forza, altrimenti non possiamo andare avanti. Ma almeno mettilo al riparo. Non so perché mi sento che adesso se c'è quel ponte si rompe. No, non c'è, non era un ponte, perfetto. È svenuto quindi.
Maledetti lupi, ridateci il nostro zaino, il suo zaino, il mio zaino. Ridatemi lo zaino. I need zaino. Boh, quindi ancora una missione di salvataggio. Stavolta non per noi. Adesso tra l'altro con la pistola sarà anche un po' più facile affrontare. Cosa, che stai facendo? Che stai facendo? Lo zaino è là dentro. In quella tana, bene, quindi. Perfetto, istinto di sopravvivenza, dobbiamo arrivare là. Andiamo. Incamminiamoci. Credo che qua si possa arrampicare questa zona? No, scherzavo. Andiamo un po', possiamo salire qua però, sicuramente, credo. Qua, ecco, qua infatti, saliamo su, qua abbiamo dei materiali da prendere. Questa zona sembra tranquilla dal punto di vista dei nemici umani, ecco, perché non ce ne dovrebbero essere. Vediamo un po' dove che ci porta. Epoca Kamakura. Qua. Che facesse tutto parte di Yamatai. Poi andiamo qua. Perché vuoi fare l'equilibrista? Salta di là, sali. Non mi fate perdere l'orientamento. Dov'è che devo andare? Lì sopra. Quindi salto là. Lupo di merda, stai zitto. Lupo di merda, stai zitto. Andiamo in quest'altra parte dell'aereo. Aggrappati e sali. Sempre, sempre molto emozionante. Ma che? Sali qua, ci riprendiamo lo zaino e poi andiamo via. Ma come faccio adesso a salire? Qua? No, ci deve essere qualche modo. No, che cazzo è successo? Vabbè, forse non è che dobbiamo salire. Andiamo qua e poi passiamo sopra. All'aereo, salta, aggrappati e vai. Salta qua, poi qua e poi qua. Dov'è che sono sti lupi di merda? Dove siete, lupi? Sì, entriamo fino dentro la tana proprio. Bene. Salve lupi. Come vanno le cose? Tutto bene, potete rendermi il mio zaino, mi sarebbe alquanto importante se non voglio restare da solo. Lupo! Permesso. Pensa allo zaino, Lara. Lo zaino. Che è là, se non sbaglio? Non è là. Ah no, eccolo qua, sì, l'avevo visto allora. Zaino. Lo prendiamo e ce ne andiamo? Velocemente, possibilmente? Se si può una cosa veloce? Ora vai, torniamo da Roth. Velocemente, grazie. Oh, porco lupo! Porco il lupo! No, ho sbagliato! Porca vacca, ho sbagliato. Mi sono fatto prendere dalla fretta. Ho sbagliato io. Purtroppo ho sbagliato io. Pardon, pardon, pardon. Vabbè, lo rifacciamo, non è un problema. Ecco il lupo. Vai con L. Opla. Quadrato. Con una fretta. No, con il piccone, con qualcosa. Vai ancora con triangolo. Più volte possibili. Oh là là. Bene, proprio quando ci stava per dare il colpo di grazia l'abbiamo asfaltato. Posso prendermi la pelliccia, tipo? Sì, grazie. Prendo sempre, sono materiali sempre utili. Possiamo avanzare. E siamo già usciti. Adesso corriamo via. Anche se ho il presentimento, avendo un pochino di esperienza, quantomeno nei survival o in giochi del genere, che il più delle volte, quando torni, lui è già morto.
Non so perché. Sono presentimenti dettati dall'esperienza, se vogliamo dire, se possiamo dire così. Scendi, cazzo, perché mi sono tuffato? Vabbè. Diciamo che ho fatto bene. Più o meno. Possiamo andare di qua perché mi sembra che ho visto una scorciatoia piccola più o meno. Dobbiamo arrivare là. Quindi scendi velocemente. E andiamo. Io ho questa brutta impressione che secondo me arriviamo là e lui è già morto. Andiamo perché mi sono fermato. Salve. Dimmi che sei vivo. No. È vivo? Sì o no? Bene, ora ti rimetto in sesto. Oh, è vivo. Meno male direi. Bene, quindi su questo filmatino vediamo un pochino cosa succede. E si sveglia anche Rot. Serale al Nine Bells. L'ospedale? Le Ah risse da no. bar sono ben peggiori dei lupi. L'hai trovato? Ovviamente. Bel lavoro. Quindi a questo punto dovremmo portarla in cima all'antenna. È il solo modo per trasmettere un segnale forte in ogni direzione. Ascolta, Lara. Dobbiamo inviare un SOS. In queste condizioni non posso Vabbè, arrivare. ti pareva, giustamente. Già, temevo proprio che l'avresti detto. Puoi farcela, Lara. Dopotutto, sei una Croft. Significa? Forse non quel tipo di Croft. Invece sì. Solo che ancora non lo sai. Allora spero di scoprirlo presto. Stai molto attenta, Lara. Bene, quindi abbiamo guadagnato una picozza da scalata. Va bene, prenderò il consiglio in parola. Io, quindi, sulla fine qua e sull'inizio della nuova missione Grido d'aiuto, vi saluto. Vi invito come sempre a iscrivervi al canale, lasciare un mi piace, un commento. Non so se questo video lo dividerò meno in due parti perché è mezz'ora che registro, quindi penso uscirà in due parti diverse. Comunque, noi ci vediamo in un prossimo video. Lasciate un mi piace, un commento, iscrivetevi al canale. Ciao!